Saggio marginale di sostituzione decrescente. Abbiamo capito che la derivata di questa curva, la proprietà di saggio marginale di sostituzione decrescente, significa dire che la curva di indifferenza ha esattamente questa convessità, cioè in valore assoluto, badate bene, perché in questo caso la derivata è negativa, man mano che andiamo in questa direzione la tangente diventa via via più orizzontale, cioè la pendenza in valore assoluto, sia chiaro, diminuisce. Quindi, beni regolari sono beni che verificano la proprietà di insaziabilità del consumatore, inoltre la proprietà di avere il saggio marginale di sostituzione decrescente, cioè avere la tangente che diventa via via orizzontale, quindi la curva ha questa convessità e non la convessità opposta. Però, mentre abbiamo capito che cos'è dal punto di vista economico la proprietà di insaziabilità del consumatore, vediamo di capire che se la proprietà di saggio marginale di sostituzione decrescente ci convince oppure no. Che significa avere il saggio marginale di sostituzione decrescente? Significa questo: prendiamo la curva di indifferenza e prendiamo due punti sulla curva di indifferenza. Questo punto, il cos'uno primo, questo 2 primo e quest'altro punto, x1 secondo, x2 secondo. Mettiamoci qualche numero che avevamo detto, questo che so, cibo e vestiti, è un esempio, quindi magari i numeri non hanno molto senso. Supponiamo che questo punto sia il punto 3, 10, e questo punto invece è il punto, che so, 8, 2. Per entrambi i punti, adesso, prendiamo un incremento unitario di x con 1, cioè per entrambi i punti prendiamo un delta x1 uguale a 1. Quindi qui passeremo da x1' 3 a un nuovo x1' 4, questo punto qui. A fronte di questo delta x1 uguale a 1, in questo caso abbiamo una diminuzione di x2 da 10 a, disegnano in scala, diciamo 6. Quindi delta x2 uguale meno 4. D'accordo? In quest'altro caso, per passare da 8 a 9, supponiamo che sia questo il punto 9, quindi delta x1 uguale a 1, la quantità magari diminuisce da 2 a 1, quindi abbiamo un delta x2 uguale meno 1. Questo significa saggio marginale di sostituzione decrescente. Man mano che andiamo in questa direzione, il consumatore è disposto, in cambio della stessa quantità unitaria, in questo caso addizionale di un bene, a cedere via via quantità minori dell'altro bene. Qui cede 4 per avere in cambio 1 in più del bene 1, qui invece cede solo 1 per avere in cambio sempre la stessa cosa, cioè 1 in più del bene 1. Ci convince? Beh sì, ci convince, perché man mano che il bene 1, andiamo in questa direzione, quindi man mano che il bene 1 diventa più abbondante, meno raro rispetto al bene 2, il bene 1 diventa man mano meno prezioso rispetto al bene 2, e quindi nel rapporto di scambio tra i due beni, in cambio della quantità addizionale del bene che diventa via via meno prezioso, il consumatore è disposto a cedere una quantità via via minore del bene che sta diventando invece più prezioso. Quindi stiamo dicendo che qui il consumatore parte da una situazione in cui ha 3 kg di cibo e 10 vestiti, ha tanti vestiti e poco cibo, è affamato. Quindi pur di avere un chilo in più di cibo è disposto a cedere 4 vestiti perché ha fame in questo punto. In quest'altro punto invece è il contrario, il consumatore è sazio, ha 8 kg di cibo già disponibili, un chilo in più gli fa anche piacere, però come dire, qui ha solo 2 vestiti e quindi lo baratta solamente in cambio di un vestito, d'accordo? Quindi è evidente che questa proprietà del saggio marginale di sostituzione è una proprietà forte, cioè di fatto
quasi tutti bene. Potremmo fare degli esempi, ecco, particolari, ovviamente dipende dal tipo di consumatore, comunque è una proprietà che ci convince, cioè non stiamo dando proprietà che non hanno senso economico. Quindi la maggior parte dei beni soddisfano le proprietà di insaziabilità e disagio marginale di sostituzione. Quindi i beni regolari non sono dei beni marginali, sono la grande maggioranza dei beni. Bene, se i beni sono regolari, valgono altre per proprietà delle pubbliche indifferenza, la seconda, la terza e la quarta. Dimostriamole. La prima proprietà dice che la curva di indifferenza è monotona decrescente, cioè ha appunto un andamento decrescente. Dimostriamolo per assurdo, ancora una volta, bene 1, bene 2, supponiamo che la curva sia monotona crescente e quindi della curva di indifferenza fanno parte questo bene, questo paniere, chiedo scusa, x1, x2 e quest'altro paniere, y1, y2. Ma il paniere y1 e y2 ha addirittura entrambe le quantità dei beni superiori al paniere x1 e x2. E quindi, per la proprietà di insaziabilità del consumatore, lo ripeto, queste tre proprietà delle pubbliche indifferenza valgono solo per beni regolari. Quindi dicevo, il paniere y1 e y2, questo, ha addirittura entrambe le quantità dei beni superiori a quello del paniere x1 e x2, e quindi per la proprietà di insaziabilità del consumatore deve essere preferito rispetto a x1 e x2, e quindi questo paniere non può stare sulla stessa curva di indifferenza del paniere x1 e x2, motivo per cui la proprietà è dimostrata, cioè la curva che passa per questo punto non può essere crescente ma deve essere necessariamente decrescente. Affinché i due punti siano sulla stessa curva di differenza, se aumenta la quantità di un bene deve diminuire la quantità dell'altro bene, per i beni regolari, lo ripeto, d'accordo? Terza proprietà: data la mappa delle curve di differenza, ancora una volta, tutte le proprietà dimostrano il caso bidimensionale perché mi viene comodo dimostrarle utilizzando la geometria. Potrei ricorrere al caso n dimensionale, parlerei di equazioni e le dimostreremo nello stesso modo. Maggiore uguale, minore e così via dicendo, quindi relazioni di maggioranza, minoranza, non cambierebbe nulla. Allora, terza proprietà, data la mappa delle curve di indifferenza, la soddisfazione del consumatore che deriva dal possesso dei panieri appartenenti alle diverse curve di differenza aumenta andando in alto a destra. Quindi, data la mappa delle curve di differenza, la soddisfazione del consumatore aumenta andando in alto a destra. La dimostrazione è banale. Fissiamo un valore del bene 1, questo va. Disegniamo una retta verticale passante per questo punto. Prendiamo i punti che rappresentano l'intersezione di questa retta verticale, quindi la retta che è equazione x1 uguale costante, con le diverse curve di differenza. Questo punto, questo punto, questo punto. Questi punti sono caratterizzati da una quantità costante del bene 1 e da quantità via via crescenti del bene 2, e quindi per la proprietà di insaziabilità la soddisfazione deve aumentare andando verso l'alto in questa direzione. Questo punto deve essere preferito rispetto a questo e deve essere preferito rispetto a questo. Ancora una volta, proprietà di insaziabilità del consumatore. Allo stesso modo, prendiamo un punto x2 qualsiasi, disegniamo la retta x2 uguale costante. Questo punto e questo punto sono caratterizzati da una quantità costante di x2 e da quantità via via crescenti di x1 andando verso destra, e quindi per la proprietà di insaziabilità del consumatore la soddisfazione deve crescere andando verso destra.
e assumendo la soddisfazione cresce ad alto, verso destra e in alto. La soddisfazione associata ad un qualsiasi paniere di questa curva è maggiore di quella associata ad un qualsiasi paniere di questa curva, è maggiore di quella associata ad un qualsiasi paniere di questa curva. E infine, la quarta proprietà, le curve sono convesse verso l'origine, cioè hanno questa forma e non hanno invece questa forma. La dimostrazione deriva direttamente dalla proprietà del saggio marginale di soddisfazione decrescente. Poiché il saggio marginale di soddisfazione decrescente, la pendenza in valore assoluto diminuisce andando in questa direzione e quindi la curva deve avere questa convessità e non può avere quest'altra convessità. Quindi abbiamo dimostrato quattro proprietà delle curve di differenza. La prima proprietà, ricordiamolo, vale per qualsiasi categoria di beni, le curve di differenza non si intersecano mai. La seconda, terza e quarta proprietà solo per i beni regolari. Curva monotona decrescente, soddisfazione che cresce andando in alto a destra, curva convessa verso l'origine. Ovviamente la mappa delle curve di indifferenza dipende dalla tipologia di beni e dal consumatore. Noi faremo spesso l'esempio di due tipologie di beni particolari, i beni perfetti sostituti e i beni perfetti complementi. Vediamo che cosa sono. Due beni si dicono perfetti sostituti, due beni si dicono perfetti sostituti quando per un consumatore rispondono allo stesso bisogno, cioè sono sostituibili l'uno con l'altro. Due beni si dicono perfetti sostituti quando per un consumatore rispondono allo stesso bisogno, cioè quando sono sostituibili l'uno con l'altro. La nozione di beni perfetti sostituti, ovviamente, ancora una volta è una nozione assolutamente soggettiva. Due beni possono essere perfetti sostituti per un consumatore e non esserlo per un altro consumatore. Esempio, se io non amo vestire con abiti o scarpe di marca, per me le scarpe non di marca e le scarpe di marca sono beni perfetti sostituti, cioè svolgono lo stesso ruolo, mi servono per camminare e quindi valuterò nel modo opportuno, come vedremo, i prezzi e altre cose. Quindi scarpe di marca, le Hogan, scarpe non di marca, non so, non mi viene in mente, scarpe qualsiasi, per me servono alla stessa cosa, servono a camminare. Quindi potrò valutare la robustezza, altre cose, però sono beni perfetti sostituti. Se invece acquisto questi beni, le scarpe, non solo per camminare, ma anche per soddisfare un mio ego, quindi un mio bisogno di apparire, o quello che sia, chiamiamolo come vogliamo, le scarpe di marca e le scarpe non di marca non sono beni perfetti sostituti, non svolgono lo stesso ruolo. D'accordo? Chiaro il concetto? E di esempi se ne possono fare tanti. Come sono fatte le curve di indifferenza di beni perfetti sostituti? Vediamo. Per me sarà la, se due beni sono perfetti sostituti, per me sarà la stessa cosa possedere quattro paia di scarpe di marca e quattro paia di scarpe non di marca, piuttosto che possedere, come disegno già dato la soluzione, piuttosto che possedere otto paia di scarpe di marca e quante non di marca. Se, no? Se sono la stessa cosa, per me possederne 4 più 4, oppure possederne 8 più 0, oppure possederne 0 più 8, sono la stessa cosa, cioè mi danno la stessa soddisfazione. Quindi questo punto, il punto 8, 0, il punto 0, 8, si trovano sulla stessa curva di differenza. Bene, fino adesso abbiamo detto più volte che per noi passare dalle curve alle equazioni è un gioco da ragazzi, per cui qual è l'equazione di questa curva?
questa la chiamo x1 e questa la chiamo x2, l'equazione è forse se mi mando tutti a non lo diciamo anche questo sennò... stavo dicendo in un'altra facoltà evitiamo non si offendono i colleghi. Allora, qual è questa equazione? Prego. Meno x più 8. Ah, non è un'equazione. Perché per esserci un'equazione ci vuole un segno di uguale. Tanto per incominciare. Quindi cominciamo dalla base. A non è un'equazione, B non ci sta nessuna delle due variabili significative che sono x1 e x2. Quindi questa ci avviciniamo, però voglio dire. Quindi l'equazione è x2 8 meno x1 o più semplicemente x2 più x1, è la stessa cosa, eh? X2 più x1 uguale 8. Questa rappresentazione mette in evidenza che quello che conta è la somma delle due variabili, in questo caso delle quantità dei due beni, la cui rappresentazione grafica è una retta inclinata negativamente inclinazione meno 1. Siamo d'accordo? Sì. Se volessimo disegnare tutto il fascio di rette, cioè la mappa delle curve di differenza, l'equazione sarebbe x2 più x1 uguale k, no? Con k che va da 0 a infinito, d'accordo? E questa equazione rappresenta l'equazione del fascio di rette, cioè della mappa delle curve di differenza di beni perfetti sostituti in rapporto 1 a 1. Se i beni fossero perfetti sostituti in rapporto di 1 a 2, un esempio, almeno come dire, uso, compro il dolcificante solo per dolcificare il caffè. Posso acquistare lo zucchero e in una tazzina di caffè metto un cucchiaino di zucchero, oppure non mi ricordo come si chiama quel dolcificante che si mette a gocce, che si usa quando si fa la dieta, non mi ricordo proprio come si chiama, e in una tazzina metto due gocce di quel dolcificante. Lo zucchero e il dolcificante in gocce sono sostituti in rapporto di 1 a 2, d'accordo? L'equazione diventerebbe semplicemente 2x1 più x2 uguale k, o in generale l'equazione di beni perfetti sostituti in rapporto AB è ax1 più bx2 uguale k. Questa è l'equazione delle curve di differenza di beni perfetti sostituti in rapporto AB. Non trascuriamoli questi esempi, anche perché io quando mi capita vi avviso sempre, poi non dite che non vi avete avvisato. Queste sono altre classiche domande che vengono fatte agli orali. Beni perfetti sostituti e beni perfetti complementi, nelle varie declinazioni vedete che ogni tanto ritorneranno nel corso della teoria del consumatore. Ed è un'altra delle cose che non so, anzi so perché viene poco richiamata negli esercizi, viene poi completamente dimenticata dagli studenti. Prestiamoci attenzione. Altro esempio, invece, all'estremo opposto ci sono i beni che si chiamano perfetti complementi. Due beni si dicono perfetti complementi se per un consumatore vengono obbligatoriamente consumati insieme. Quindi si chiamano perfetti complementi se per un consumatore vengono obbligatoriamente consumati insieme e non hanno valore se consumati separatamente. Beh, visto che ho fatto l'esempio del dolcificante, esempio banale, è chiaro, ci potrebbero fare tante osservazioni su questo esempio, smentendolo. Io prendo il caffè, acquisto lo zucchero solo per dolcificare il caffè e non prendo in nessun caso il caffè amaro, prendo una tazzina di caffè con un cucchiaino di zucchero. Per me lo zucchero e il caffè sono beni perfetti complementi, hanno valore solo se consumati insieme, supponendo ovviamente che non si possano in qualche modo
conservato. Questo è vero per il caffè, non è vero per il caffè dopo aver fatto la tazzina, non è certamente vero per lo zucchero, quindi le sarebbe banale, ma l'indirizzerà, d'accordo? Quindi, due ben perfetti complementi. Per me, caffè e zucchero sono perfetti complementi, hanno valore se consumati insieme. Come è fatta la curva di differenza di quei perfetti complementi? Questo è un po' meno immediato. Per me è la stessa cosa possedere quattro tazzine di caffè e quattro cucchiaini di zucchero piuttosto che otto tazzine di caffè e quanti cucchiaini di zucchero? No? Se io ho otto tazzine di caffè e otto cucchiaini di zucchero, io mi bevo otto tazzine di caffè. Quindi sono più soddisfatto di questo caso in cui io mi bevo quattro tazzine di caffè. La stessa cosa nel caso in cui io posseggo otto tazzine di caffè e quanti cucchiaini di zucchero? 4, esattamente. Se io ho 8 tazzine di caffè e 4 cucchiaini di zucchero, io mi bevo sempre 4 tazzine di caffè. I 4 cucchiaini di zucchero in più li butto, non so che fare. È un esempio, però rende l'idea. Quindi, questo punto si trova sulla stessa curva di differenza del punto 8-4 e analogamente si trova sulla stessa curva di differenza del punto 4-8. Cioè la curva di differenza è fatta così. E continua evidentemente. L'equazione di questa curva di differenza è un po' meno immediata, ve la dico io. 4 uguale il minimo tra x1 e x2, dove la funzione minimo è la funzione che associa a un insieme di numeri il minimo tra quei numeri. Quindi il minimo tra 4 e 4 è 4, il minimo tra 8 e 4 è 4, il minimo tra 4 e 8 è sempre 4. Se voglio disegnare l'insieme di tutte le curve di indifferenza, l'equazione che la rappresenta è k uguale il minimo tra x1 e x2. Se i beni non sono perfetti complementi, il rapporto 1 a 1 va 2 a 1, prendo il caffè con due cucchiaini di zucchero, l'equazione sarà k uguale il minimo a x1 a b, chiedo scusa, x2. D'accordo? Domande? Dubbi? Bene, su questo ritorneremo più volte man mano che andremo avanti. Facciamo un altro passetto in avanti. Abbiamo introdotto le curve di indifferenza che rappresentano le preferenze, introduciamo l'utilità. L'utilità rappresenta la misura della soddisfazione. L'utilità rappresenta la misura della soddisfazione. Mi è saltato qualcosa? No. Allora, abbiamo due beni regolari, abbiamo due curve di indifferenza. Abbiamo detto che io sono più soddisfatto dai panieri che si trovano su questa curva rispetto ai panieri che si trovano su questa curva. Voglio sapere di quanto sono più soddisfatto. Voglio misurare di quanto aumenta la mia soddisfazione passando da qui a qui. Abbiamo due teorie che permettono di fare questa operazione. Possiamo misurare l'utilità in maniera cardinale e possiamo misurarla in maniera ordinale. La differenza sta nei termini che abbiamo utilizzato. Quali sono i numeri cardinali? Quali sono i numeri cardinali? 1, 2, 3, 4. Quali sono i numeri ordinali? Primo, secondo, terzo e quarto. Ed è proprio così. Vediamo prima la prima teoria, quella dell'utilità cardinale. La prima teoria è volta ad ottenere una misura assoluta dell'utilità. Cardinale, appunto. Come si fa? Si introduce una misura, un'unità di misura della soddisfazione, chiamiamola come vogliamo. Per esempio, alcuni testi la chiamano utili, altri testi la chiamano in altri modi, non so neanche perché, ma comunque quella che sia il nome
assegniamo convenzionalmente un valore unitario ai beni posseduti, i beni che fanno parte di una certa curva di differenza. Per esempio, i beni che si trovano su questa curva di differenza, diciamo convenzionalmente che danno una soddisfazione pari, soddisfazione uguale ad un utile. Prendiamo un qualsiasi bene che si trova qui sopra, qualsiasi paniere che si trova qui sopra, il paniere 4-4, poi andiamo sull'altra curva di differenza, prendiamo un qualsiasi paniere, ad esempio il paniere 5-5, andiamo dal nostro consumatore e gli diciamo: caro consumatore, abbiamo capito che tu preferisci avere 5 unità del bene 1 e 5 unità del bene 2 rispetto ad avere 4 unità del bene 1 e 4 unità del bene 2. Mi sai dire di quanto aumenta la tua soddisfazione? Il consumatore ci risponde: ma aumenta del 40%. Dopodiché diremo che qui la soddisfazione è uguale a 1,4 utili e così via. Bene, da quello che ho descritto capirete purtroppo che questo sistema non è facilmente applicabile nella realtà, perché una cosa è chiedere preferisci questo paniere a questo paniere, e una cosa è chiedere al consumatore di quanto aumenta la tua soddisfazione, del 40% o del 39% o del 41% o del 39,97%. Se utilizziamo una misura ordinale dobbiamo essere in grado proprio di quantificarla con precisione, evidentemente è un'operazione che possiamo anche provare a fare. Ricordiamoci che qui abbiamo due beni, dovremo farla con n beni, con tutte le possibili combinazioni. Questo povero consumatore, dopo l'ottavo tentativo di misurare, voi siete al povero intervistatore, cioè se va tutto bene lo mando a quel paese, mi sembra evidente. Tanto è vero che si è rinunciato. Sarebbe molto utile avere una misura di questo genere, ci favorirebbe tanto nella formulazione della nostra teoria. Io nella prima lezione di economia, non mi ricordo se era la prima lezione, ho detto sempre che noi ci interessiamo di cose molto concrete. Ecco, in microeconomia si può perdere questo tipo di attenzione alla concretezza, ci si può dimenticare di che cosa stiamo facendo, no? Perché si producono equazioni, teoremi e derivati. Cosa stiamo facendo alla fine? Dove vogliamo andare a finire? Perché ci interessiamo tanto della teoria del consumatore? Vogliamo capire questo signore che spende i soldi, come spende i soldi, in modo tale da vendere a questo signore esattamente i beni che vuole comprare al massimo del prezzo che lui, il singolo consumatore, decide di spendere. Non è una cosa trascurabile, attenzione, no? Tutta una società basata su un'economia di tipo capitalista è basata su questo punto. Più riusciamo a capire questo, più riusciamo a far spendere il consumatore, e questo è positivo dal punto di vista del benessere complessivo del sistema economico, come vedremo. Quindi non ci dobbiamo, come dire, stupire degli enormi sforzi che si fanno per cercare di carpire informazioni a questo povero consumatore. Ci sono tanti modi per carpire le informazioni al povero consumatore, no? Pensate a quello che succede nella grossa distribuzione, le schede punti. Perché si danno le schede punti? Non si danno per dargli il premio che quasi nessuno poi prende. Se andate a vedere chi fa le raccolte punti, poi alla fine cammina con la tessera, ben difficilmente andrà fisicamente poi a prendere il premio, sarà anche dimenticato quando il premio è stato dato. Eppure si spende molto denaro per cercare di dare al consumatore le schede punti. L'obiettivo non è quello. L'obiettivo è che quando il consumatore va alla cassa e passa la sua scheda alla cassa, si sa esattamente cosa ha acquistato, bene per bene. Non solo, nel momento in cui il consumatore ha richiesto la scheda punti, il consumatore ha compilato una scheda in cui ha dichiarato quanti anni ha, dove abita, che professione fa, quanti figli ha e cose di questo genere, e l'obiettivo è quello di segmentare la clientela, di capire cosa comprano gli ingegneri, cosa comprano gli operai, cosa comprano i quarantenni, cosa comprano gli scapoli, cosa compra chi ha famiglia. Questo è l'obiettivo.
Pensate a quello che si fa adesso invece su internet, la grossa battaglia. Qual è, dove viene il fatturato delle grosse aziende di internet che diventano all'improvviso così impotenti? Certo, dalla pubblicità, ma non solo, dalla capacità di raccogliere informazioni. Conoscono esattamente il consumatore, che cosa ha scelto, dove è andato, che cosa ha visto. Fateci caso, voi andate su Facebook, chiedete informazioni di una casa che vende materassi, una cosa qualsiasi, dopo pochi minuti vi appare il banner il giorno dopo, il materasso a 300 euro. Ovviamente non è un caso, lo sappiamo tutti, tutto è basato sulla capacità di riuscire ad avere informazioni su quali sono i gusti e le preferenze del consumatore. Quindi non ci dobbiamo stupire che si dà tanto attenzione a questo aspetto. Non ci stiamo occupando, non facciamo una teoria fine a se stesso con solo obiettivo di scrivere un'equazione che ci serve a poco. Qui, come dire, introduciamo solo i fondamenti della teoria del consumatore, ma vi assicuro che si spendono miliardi di dollari. Cioè, l'altra volta, quando è stato ieri, sentivo alla radio del Sole 24 Ore, andando in macchina, che la stima fatta per gli investimenti che vengono fatti dalle compagnie per cercare di rubare le informazioni dei consumatori in un modo o nell'altro è spaventosa, non mi ricordo che cifra, ma mi pare che nei soli Stati Uniti 40 miliardi di dollari investiti per avere informazioni sui gusti dei consumatori. Parlando di qualcosa di veramente significativo, non vorrei sbagliare sulla cifra, ma comunque era una cifra veramente elevata. Allora, quindi dicevo, la teoria dell'utilità cardinale è stata abbandonata e si è preferiti passare alla teoria dell'utilità ordinale, cioè appunto ci basta sapere che questi panieri sono preferiti rispetto a questi panieri. In che modo? Definiamo una definiamo funzione di utilità, una qualsiasi funzione che abbia le seguenti due proprietà: A è costante lungo ogni curva di indifferenza, quindi definiamo funzione di utilità in senso ordinale una qualsiasi funzione che abbia le seguenti due proprietà: A è costante lungo ogni curva di indifferenza, è costante lungo ogni curva di indifferenza, e tra due curve di indifferenza diverse, ha un valore della costante maggiore, e tra due curve di indifferenza diverse ha un valore della costante maggiore in corrispondenza della curva di indifferenza che corrisponde a panieri preferiti rispetto all'altro, evidentemente. E tra due curve di indifferenza diverse attribuisce un valore della costante maggiore in corrispondenza della curva di indifferenza a cui corrispondono panieri preferiti rispetto all'altra curva. E stiamo dicendo che, ad esempio, una qualsiasi funzione un x2 in questo caso, che ha questa proprietà, è uguale a 3 su questa curva ed è uguale ad 8 su quest'altra curva, sarà una funzione di utilità perché soddisfa alle nostre due proprietà, è costante su queste due curve e attribuisce valori maggiori a questa curva qui, e se i beni sono regolari, lo do per premessa, sappiamo che questi sono beni preferiti. Qual è lo svantaggio? Se abbiamo una funzione di utilità in senso ordinale, se otteniamo una funzione di utilità in senso ordinale, a partire da questa funzione ne possiamo facilmente ottenere infinite altre. Ad esempio, mi sapete dire un'altra funzione, z di x1 x2? Dato una qualsiasi funzione u di x1 x2 che ha queste proprietà, non ho neanche bisogno di dirvi qual è la funzione u di x1 x2,
perché da queste informazioni voi potete tranquillamente tirare fuori infinite altre funzioni che rispondono alle proprietà di funzioni di utilità. Ad esempio, z di x1 e x2 è uguale è quasi banale trovare altre infinite funzioni di utilità. Uguale, voglio aiutare, sapete trovare una funzione che su questa curva ha un valore uguale a 6 e su questa curva ha un valore uguale a 16 costante? La funzione z di x1 e x2 è uguale non ci sono più ingegneri di una volta. No, non diciamo 8 più 8 z uguale 8 più 8. Innanzitutto mi sembrerebbe una funzione veramente, è una funzione perché c'è il segno di uguale, però non mi sembra che ha la proprietà di essere uguale a 6 su questa curva e uguale a 16 su quest'altra curva, devo dire. Al massimo uguale a 16 dovunque. La funzione non è difficile. Adesso siamo fino alle 8 di sera. Ma è la funzione che assume valore uguale a 6 qui e a 16 qui. Uguale 2u. Esattamente, è banale, no? 2u. Di x1, x2, no? È una funzione, sì, è sicuramente una funzione, ed è la funzione che ha certamente valore uguale a 6 su questa curva e a 16 su questa curva, rispetto alle proprietà della funzione di utilità, non c'è dubbio. Non solo, anche la funzione 3u, 4u, 5u, ku, e già abbiamo trovato infinite funzioni che rispettano questa proprietà, e potremo andare avanti all'infinito, no? La funzione u più 1 è una funzione che rispetta queste proprietà, e così via dicendo, non c'è alcun dubbio. Quindi paghiamo uno scotto con la funzione, con la utilità in senso ordinale. Non ci sarà più un'univoca unità di misura, ma ci saranno infinite unità di misura, e questo è sempre un problema quando vogliamo misurare un fenomeno. Avere un problema che si può misurare con infinite unità di misura sicuramente non è così bello come un caso in cui abbiamo un'univoca unità di misura, però non abbiamo altro modo. Esempio: beni perfetti sostituti e beni perfetti complementi. Questo è il caso, abbiamo quasi finito, ci fermiamo prima perché mi rendo conto che la lezione teorica più di tanto non si riesce a sopportare, soprattutto il venerdì a quest'ora. Allora, qual è una qualsiasi funzione di utilità di beni perfetti sostituti? Cioè una funzione di utilità che è costante lungo ogni curva di differenza e che è il valore della costante che aumenta andando in questa direzione. Chiamiamo questo bene x1, così uniamo le variabili, questo bene x2, la funzione u di x1 x2 uguale cerchiamo una funzione di x1 e x2 che è costante lungo ognuno di queste rette e che ha il valore della costante che cresce andando in questa direzione. Ovviamente ci sono infinite funzioni che hanno questa proprietà. La più semplice, che subito dovrebbe venire in mente, è sì, diciamo senza paura, non voglio dire, non è che
che vi picchio se sbagliate, x1 più x2 è proprio così, evidentemente, no? Questa funzione x1 più x2 è costante lungo ognuna di queste curve di differenza. Il valore della costante ha un ben preciso significato geometrico. Qual è il valore della costante? È l'intersezione della retta con l'asse delle ordinate, quella che ai tempi miei si chiamava intercetta, non so se si chiama ancora intercetta, se scopre ogni tanto scopro che è un po'... Mettiamoci d'accordo su un fatto fondamentale, una volta per tutte. Chi non si ricordasse la geometria elementare, come si... qual è l'equazione di una retta, qual è l'equazione di un'iperbole, qual è l'equazione di una parabola, va, voglio esagerare, se andassi a riguardare, perché ovviamente non posso mettermi a fare ripetizione dell'equazione di una retta, lo do tutto per scontato, eh? Lo so che qualcuno sorride e dice, voglio dire, mi sembra ovvio. Potrei scrivere un libro, non è detto che non lo faccio, dopo tanti anni di domande. Allora, x1 più x2 è costante, il valore della costante è l'intercetta, l'intercetta aumenta andando verso su, e quindi è evidente che il valore di questa costante, cioè l'intercetta, aumenta andando in questa direzione. Abbiamo anche altre possibili equazioni, sì, infinite, per esempio, come abbiamo detto prima, u di x1 x2 è uguale 2x1 più 2x2, è sicuramente costante lungo ogni retta, verifica queste proprietà. Analogamente, beni perfetti complementi. Stesso discorso. Qual è l'equazione, una funzione di unità possibile? U di x1 x2 uguale sì, sempre a bassa voce, ma va bene, minimo di x1 x2. D'accordo? Verifica quelle proprietà? Sì, abbiamo visto prima, è costante lungo ogni curva di differenza, il valore della costante ha un ben preciso significato geometrico, rappresenta l'ascissa che è uguale all'ordinata dell'intersezione della curva con la bisettrice, quindi l'ascissa che è uguale all'ordinata di questo punto qua, andando in questa direzione aumenta questa ascissa che è uguale all'ordinata e quindi il valore di questa costante aumenta andando in questa direzione. Questa è una funzione di utilità. Lo è anche, ad esempio, u di x1 e x2 è uguale 20 minimo di x1 e x2. Oppure, se volete, il minimo di 4x1 4x2. Vedete, ne sto tirando fuori infinite. E quindi vedete che di funzioni di utilità associate a una stessa mappa di curve di differenza ne esistono infinite. Va bene, come dicevo, possiamo fermarci qui.